situazione. Buonasera ragazzi a tutti per questa partecipazione, siamo a Pisa, libreria Feltrinelli, che ci ospita per questo incontro che vale per Italia unita per la corretta informazione scientifica, Italy for Science, Italia per la scienza. Chi è interessato si iscriverà su Facebook alla pagina e si terrà aggiornato per gli ultimi eventi di questa settimana e poi per le altre attività che faremo in seguito. Italia per la scienza è un gruppo di studenti, professori, appassionati degli argomenti scientifici e della divulgazione. Questa sera qui nella libreria Feltrinelli a Pisa abbiamo Davide Maria De Luca, che è un giornalista che approfitta per presentare il suo libro che si intitola Dizionario delle balle dei politici. Io ho la mia copia ovviamente. Dizionario delle balle dei politici, ovvero come difendersi dalle favolette e capire come stanno veramente le cose. Siamo sotto campagna elettorale, quindi cerchiamo di non parlare magari del singolo. Ancora per poche ore. Quindi, però, diciamo, sono cose che dicono e a volte, insomma, qualche spondone lo prende. Poi abbiamo il professor Luigi Montevecchi, che è un ginecologo e appartenente all'associazione Luca Coscioni, che ci spiegherà la questione sulla pillola del giorno dopo. Sappiamo che molti fanno obiezioni di coscienza sulla pillola del giorno dopo, quindi è un po' difficile a volte procurarsela quando serve. Vedremo come stanno davvero le cose, cioè come stanno i fatti. E poi abbiamo il dottor Stefano Salviati, che è un biologo e ci parlerà invece dell'argomento dell'omeopatia. Quindi non so se qualcuno già, diciamo, ha preso qualche sostanza omeopatica o cose del genere. Vedremo come stanno effettivamente le cose, perché questi sono incontri sulla corretta informazione scientifica. Però voi vi starete chiedendo cos'è questa cosa qui? Sì. Cos'è questa cosa che gira? Questa cosa che gira, adesso vorrei una persona del pubblico che non conosco. No, tu fai parte dello staff, quindi non vale. Tu vuoi venire un secondo? Bambino. Allora, questa cosa è sollevata, giusto? Sì. Perfetto. A posto. Ok. Perfetto, grazie mille, vedete. E aiuto, è sollevata da me. Si è staccato. Vai. E si è disintegrato. Tutto ovviamente. Adesso lo rimettiamo a posto. Fa parte degli esperimenti, infatti, grazie. Vedete, questa cosa è sollevata dall'aria e ruota. In verità questo. Ah sì, scusate. Più di questo non lo so, ok? Benissimo. Quindi è sollevato per aria. È un motore magnetico. Questo è un motore che permetterà di risolvere i problemi energetici del mondo. Cioè, voi avrete una cosa fatta con le calamite, gira all'infinito, da quello producete energia e potete staccarvi dall'Enel tranquillamente senza nessun problema. Chiaro? Ora, se voi mi date metà dei soldi per costruirlo, io poi lo costruisco e quando ve lo consegno mi date la metà dei soldi. Chi ci sta? Siete molto furbi, vedo. Allora, in effetti, io vi ho raccontato una storia che in verità non è tanto lontana dalla realtà, perché è stata raccontata da qualcuno. Poi l'hanno ritrovato su un lago della Svizzera, in una villa, a prendere il sole, e lo hanno arrestato. Perché una tantina di tedeschi, clienti tedeschi, se la sono un po' presa con questa storia. Questa in verità ovviamente non è un motore che produce energia dal nulla, energia infinita, è un piccolo motorino a lievitazione magnetica e si può verificare semplicemente staccando la corrente e finisce il funzionario. Se voi non aveste saputo questa cosa, avreste potuto abboccare. Per cui le decisioni che noi prendiamo si basano sulla corretta informazione.
se qualcuno vi racconta una storia raccontandovi una serie di balle, ovviamente voi potreste prendere una decisione sbagliata. Domani ci sono le elezioni, potreste prendere una decisione sbagliata. Quindi sentiamo Davide e Maria De Luca qualcosa sulle balle che hanno raccontato, ad esempio, i nostri politici italiani e qualcuno anche straniero. Per esempio, durante questa campagna elettorale ho sentito qualcuno parlare di una tragedia avvenuta in Grecia, in cui c'è stato un aumento del 43% della mortalità infantile in Grecia dovuta all'aumento, appunto, dell'austerity in Grecia, il taglio nella sanità. Ci vuoi dire qualcosa? Prova. Beh, dal titolo dell'incontro avrete probabilmente capito che quello che ha appena detto Romeo non è del tutto vero, ovviamente. Se no non saremo qui a parlare di bufale. Questa è una piccola storia che è stata rilanciata, se non sbaglio, da Repubblica alla fine di febbraio, in cui appunto in questo articolo si diceva che a causa dell'austerità e in particolare a causa delle politiche scelte da Angela Merkel in Grecia era addirittura raddoppiata la mortalità infantile. Non è vero, il primo a scoprirlo è stato un bravo giornalista molto giovane che si chiama Luciano Capone, che scrive per Libero e altri quotidiani, che è andato a vedersi semplicemente da dove Repubblica aveva preso la fonte. Era un articolo in cui, fortunatamente, ma non accade sempre, il giornalista citava anche con precisione la fonte da cui aveva preso il dato. Si trattava di The Lancet, uno dei principali giornali scientifici medici che ci siano, nel quale effettivamente c'era un articolo in cui si parlava di un aumento del tasso di mortalità infantile in Grecia. Però questa frase sull'aumento era contenuta all'interno di un articolo molto ampio in cui parlava in generale degli effetti dei tagli alla spesa pubblica sulla sanità greca. C'era un altro articolo, curiosamente sullo stesso numero della rivista, in cui invece si parlava più specificatamente del problema della mortalità infantile. E si precisava che sì, effettivamente è vero, la mortalità infantile è aumentata, se non sbaglio, tra il 2009 e il 2010, però non aveva niente a che fare con la crisi, era una correlazione assolutamente spuria. Perché? Perché uno... Nel posso 2009... permettermi? Pronto? La correlazione è così, per caso. Per caso, no, ne ho parlato anche ieri, quindi la domanda era... L'ho trovato. Era facile, l'argomento a piacere era facile, sono gli altri magari che... La correlazione, insomma, non c'entrava niente. Nel 2009 e nel 2010 i tagli o dovevano ancora avvenire o erano appena avvenuti, quindi era piuttosto difficile immaginare che ci sarebbe stata una reazione così, così rapida. Viene fatto il taglio un mese, già sei mesi dopo aumenta la mortalità infantile. Ma soprattutto nei due anni successivi, cioè quando i tagli, che poi sono effettivamente avvenuti, quando i tagli hanno manifestato il loro effetto, la mortalità infantile è tornata a scendere, addirittura sotto i livelli prima della crisi. Quindi insomma era era del tutto falso fare questa affermazione, era un titolo, il giornalista evidentemente non ha resistito, come capita spesso a noi giornalisti, io mi ci metto anch'io, non sono certo immune a questo genere di tentazioni di fare un titolo forte, di fare un titolo che acchiappi il lettore, che prenda molte condivisioni su Facebook, e però ha fatto un errore, non ha fornito un corretto servizio ai propri lettori. E non succede raramente, non accadono raramente cose del genere, e molto spesso non accadono proprio perché quella che manca tra i giornalisti, ma forse a volte anche tra il pubblico che dovrebbe pretendere di più dai giornalisti, è proprio la cultura scientifica. Il caso Stamina è particolarmente lampante, è una storia molto, molto evidente. Io mi ricordo che molto dopo che era già stato, insomma, si era già cominciato a parlare, a dire che comunque era tutto falso, era quasi una truffa, ricordo distintamente ancora il TG La 7 che continuava a parlare, questo accadeva un mese e mezzo fa, di opinioni diverse, di scontro in ambito scientifico, eccetera, eccetera, come se effettivamente ci fosse un dibattito e non fosse assolutamente chiaro che c'era da un lato la scienza e dall'altro qualcos'altro che non voglio definire, ci sono dei processi in corso e vedremo come andrà. Questo è un caso molto grande, ma secondo me ci sono anche cose più piccole che noi vediamo tutti i giorni che spiegano molto bene quanto poco sia diffusa la cultura scientifica. Forse alcuni di voi hanno letto tre articoli che sono usciti sul Fatto Quotidiano, che hanno avuto un successo straordinario. L'autrice era Beatrice Borromeo ed erano tre inchieste sul sesso e gli adolescenti.
non so se qualcuno di voi le ha viste, hanno avuto veramente una quantità, soprattutto la prima, poi naturalmente il pubblico si è un po' stufato e le altre non sono andate così bene, erano tre puntate di quella che è stata chiamata un'inchiesta su questo tema, in cui usciva fuori un quadro insomma da Caligola di Tinto Brass. Io leggevo e dicevo, ma io dov'ero quando succedevano queste cose? E in realtà poi si è venuto a scoprire, Borromeo l'ha scritto su Twitter, si è venuto a sapere più o meno qual era la genesi di questa inchiesta. Lei si era rivolta a un'associazione di Milano che si occupa di aiutare ragazzi con problemi, con delle difficoltà di vario genere, e loro le avevano consigliato alcuni ragazzi con cui parlare, li aveva intervistato, si era fatta raccontare alcune storie da questi ragazzi e aveva trasformato queste storie nella sua inchiesta. Ora, qual è il problema? Era evidente che c'era una tesi in questo articolo, ossia i giovani hanno una vita sessuale sregolata. Il problema era che non c'era un dato, era una collezione di aneddoti tra l'altro non presi da giovani, diciamo così, a caso all'uscita dal liceo, giovani che erano aiutati da un'associazione dei ragazzi del liceo che avevano dei problemi. Quindi quanto di più influenzato e di meno obiettivo si possa immaginare. Eppure questa è passata come un'inchiesta che raccontava una realtà, non come una collezione di aneddoti che non aveva nessun valore. Avrebbe potuto incontrare dei ragazzi che invece non avevano nessun genere di attività sessuale, avrebbe potuto concludere che i ragazzi italiani sono tutti dei bigotti fino al matrimonio. E invece addirittura quando questa inchiesta è stata molto criticata poco dopo che è uscita, tanto che il vice direttore del Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, ha fatto un durissimo editoriale per difendere Beatrice Borromeo, e nell'editoriale lui proprio diceva non dobbiamo prendercela con il giornalista se ci indica una realtà, se questa realtà non ci piace dobbiamo prendercela con questa realtà. Il problema è che quella però non era una realtà. Mancavano completamente i dati per sostenerla. Io ho fatto un piccolo articolo, una ricerca scientifica, niente di elevato valore. Mi sono messo un pomeriggio e ho cercato di capire, con i dati a disposizione che si possono trovare su internet, facendo al massimo un paio di telefonate, cosa si poteva sapere. Per esempio, qual è l'età in cui i ragazzi italiani diventano attivi sessualmente. E insomma, veniva fuori che comunque noi siamo nella media europea, forse persino un po' più alta, insomma abbiamo una situazione del tutto normale, niente di scandaloso, niente di pazzesco. Quindi questa realtà che veniva descritta per via aneddotica era del tutto falsa. E anche nelle critiche, tantissime critiche, come giustamente faceva notare Travaglio, erano proprio critiche che se la prendevano con il dito e non con la luna, cioè dicevano ma è vergognoso che ci sia questa situazione, è vergognoso che questo giornalista si metta a raccontare questa storia così, quando in realtà il problema non era qual era il risultato, qual era la storia, il problema era che non era una storia, era semplicemente una collezione di aneddoti. E questo è diffusissimo a tutti i livelli del giornalismo. Se voi pensate anche come è stata raccontata questa crisi economica che noi stiamo vivendo, quante volte è stata raccontata tramite i dati e quante volte è stata raccontata tramite gli aneddoti? Quante volte, io sono veneto, sono di Verona, quante volte questa vicenda che c'è stata in Veneto di questo gruppo di matti che voleva costruire un carro armato e occupare San Marco per la seconda volta, come è stata raccontata? Tramite aneddoti, intervistando qualcuno, qualche imprenditore che diceva noi veneti siamo oppressi, eccetera, eccetera. Per carità, esiste una questione settentrionale, esistono una serie di problemi, non voglio discutere su questo, lo ammetto, lo so, è una realtà che conosco, ma quanti hanno detto per esempio che tutti i partiti che sono a favore dell'indipendenza veneta hanno preso alle ultime elezioni, non a livello nazionale, in Veneto il 2%, non hanno mai portato un consigliere dal consiglio regionale? Anche questa storia è stata raccontata tramite gli aneddoti, tramite le testimonianze, tramite un paio di persone che vengono intervistate, che urlano, che si arrabbiano, e ecco, abbiamo raccontato il Veneto arrabbiato, o abbiamo raccontato la vita sessuale dei giovani, o qualunque altro atteggiamento. E questo, e gli scienziati ce lo sanno dire molto bene, è completamente sbagliato. Con gli aneddoti non si va da nessuna parte, per sostenere una qualunque tesi servono i dati e servono i numeri, possibilmente corretti. Infatti poi magari... quando si parlerà anche dell'omeopatia, no? Si dirà ma a me funzionava, o a quello lì ha funzionato, appunto, aneddotica. Poi c'è anche il problema del false balance, cioè presentare due situazioni come fossero alla pari quando non lo sono, appunto tutta la scienza dice le cose in caso stamina stanno così, e invece il giornalista dice bisogna presentare
anche la tesi opposta. Adesso parlerà il dottor Luigi Montevecchi, dovrebbe dire che insomma, come funziona la pillola del giorno dopo. Non si può pretendere che ci sia una persona che dice no, non funziona così, cioè o funziona così o... Quindi, però prima di passare alla pillola del giorno dopo, volevo chiedere, visto che siamo appunto in campagna elettorale, eccetera, l'ultima domanda a Davide Maria De Luca, ma questa storia del fiscal compact e dei 50 miliardi l'anno, chi è che l'ha sentita? Io l'ho sentita continuamente. Credo tutti abbiate sentito parlare almeno una volta del fiscal compact, 50 miliardi l'anno, eccetera, eccetera. Tu non ne hai sentito parlare. Perché non guardi Ballarò, malissimo. Bisogna cominciare da giovane. Avevi cambiato canale. Che ovviamente non è, anche questa è un'altra storia che non è vera, un'altra storia. Tra l'altro, secondo me è particolarmente perniciosa, perché se ne parla tantissimo in periodo di, proprio in periodo di elezioni europee, che sono proprio le elezioni che sono più riguardate. Storia lunga fatta in breve, Fiscal Compact è un trattato che è stato firmato alcuni anni fa, un trattato europeo che impone tutta una serie di cose. Fin da quando è stato firmato, tutti gli economisti sono concordi nel dire che delle due braccia di questo trattato ce n'è una un po' più forte e una un po' più lasca. Quella più forte è quella che impone di non superare un deficit del 3% nel bilancio dello Stato. Quella più debole è quella che invece prevede di diminuire ogni anno di una certa quantità il debito. Su questo secondo braccio del fiscal compact si sono concentrati tutti gli anti-euro, Beppe Grillo, eccetera, eccetera, sostenendo appunto che sic rebus tantibus noi dobbiamo pagare ogni anno 50 miliardi per rientrare nella riduzione del debito prevista dal fiscal compact. Ora non voglio farvi tutti quanti i conti, è una cosa noiosissima, però la realtà è che uno non è possibile sapere ora di quanto dovremo diminuirlo, perché dipenderà da tutta una serie di conti economici, come va il PIL, come va l'inflazione, come vanno i tassi, che si possono sapere solo alla fine di un anno, certamente non all'inizio. Ma soprattutto la cosa che tutti si dimenticano di dire è: ma se noi non lo facciamo, cosa ci fanno? Ci invadono, arrivano i panzer tedeschi e ci obbligano ad applicarlo? No, non ci fanno assolutamente niente. Questo è non so se voi lo sapete, questa storia del 3%, invece dell'altra storia sul deficit, il 3% che non si può superare, è stato violato da tutti i paesi europei. Credo forse uno o due non l'hanno violato, però negli ultimi 5-6 anni tutti i paesi europei hanno violato la regola del 3%. La punizione per chi viola il 3% è esattamente lo stesso articolo dei trattati europei chiamato in causa per chi viola il fiscal compact, esattamente lo stesso. Sapete quanti paesi sono stati sanzionati per aver violato la regola del 3%? Nessuno. Non è mai stata fatta una sanzione. Questo per un motivo molto semplice: a differenza di quanto si racconta molto spesso, in Europa non comandano i burocrati, non comandano i funzionari. L'organo più importante che prende tutte le decisioni e che deve approvare ogni decisione della Commissione europea è il Consiglio dell'Unione europea. Nel Consiglio dell'Unione europea ci siede la gente che eleggiamo noi nei nostri governi, perché ci siedono i primi ministri, i capi di governo e gli altri ministri di tutti i governi dell'Unione. Quando si deve decidere se punire uno Stato si deve votare, questi primi ministri devono votare, naturalmente si vota non esattamente così, però più o meno in base al numero di abitanti che ha ogni paese. Ora voi vi potete immaginare, quando si devono votare delle sanzioni, se la metà dell'Europa che rischia di prendere quelle sanzioni voterà perché uno di quei paesi prenda le sanzioni, quando probabilmente sa che la settimana dopo si voterà contro di loro. Questo ha portato a far sì che sulla regola del 3% non è mai stato sanzionato nessuno, e probabilmente per il fiscal compact non sarà mai sanzionato nessuno. Cioè, è vero quello che dicono gli euroscettici e tutti gli altri, che se noi dovessimo ridurre ogni anno il debito di 50 miliardi di euro torneremmo al medioevo. È assolutamente vero. Il problema è che non conviene a nessuno che l'Italia torni al medioevo. Non conviene a nessuno, anche perché poi la settimana dopo sarebbe costretta a tornare al medioevo la Spagna, poi il Portogallo, l'Irlanda e via dicendo. E quindi alla fine le regole del fiscal compact, come tantissime altre regole europee, resteranno più o meno lettera morta, o saranno più o meno un indirizzo che sarà in qualche maniera seguito. Ecco, io ora spiegarvelo ci ho messo 5 minuti, mi rendo conto che i miei colleghi giornalisti, quando sentono questa balla in televisione, forse non sempre hanno la possibilità di prendersi 5 minuti ed avere un pubblico così gentile che non cambia canale, mi sta ad ascoltare mentre scrivo questa cosa. Però almeno voi lo sapete, adesso non so, entro domani raccontato da qualcun altro, così almeno abbiamo fatto un buon servizio a questo paese. Quindi un applauso a Davide Maria De Luca. Ovviamente, se volete ringraziare ancora di più, c'è il suo libro in vendita, siamo qui anche a finirgli anche per questo. E, poi si vede, sì, c'è un, c'è, diciamo, è un,
c'è un piccolo segnale, diciamo, da quella parte che qualcuno ha scritto un libro. Tra tanti libri che comunque sullo stesso genere si possono consigliare, per esempio abbiamo il libro di un noto blogger, nonché medico, un collega del dottor Montevecchi, che sarebbe Salvo Di Grazia, noto come MedBunker, che ha pubblicato recentemente un libro che si chiama Salute e Bugie e parla anche del caso Stamina e di tante altre pseudocure. E appunto passiamo a parlare dell'argomento di un medico con il professor Luigi Montevecchi, che appartiene alla situazione Luca Coscioni, per chi volesse c'è anche del materiale qui di informativo, e appunto a cui volevo chiedere, ultimamente io ho saputo appunto che ci sono molti medici che fanno obiezione di coscienza perché dicono: io sono obiettore di coscienza poiché la pillola del giorno dopo è comunque una pillola abortiva. Qui siamo sempre nel discorso: io ho un'informazione, prendo una decisione conseguente. Allora volevo sapere, le cose stanno davvero così oppure magari sono un po' diverse? La domanda contiene già implicitamente una risposta, ma prima di entrare nell'argomento intanto volevo ringraziare per l'ospitalità Italia Unita per la Scienza, che ha voluto la collaborazione, no? Posso dire così, dell'associazione Luca Coscioni, di cui io faccio parte come consigliere, che è un'associazione, per chi non la conosce, che si è fin dalla sua costituzione battuta per la libertà della ricerca scientifica e quindi anche e soprattutto per una corretta informazione scientifica. Fu fondata da Luca Coscioni, da lui prende il nome, un insegnante che è colpito da una malattia drammatica, che è la sclerosi laterale amiotrofica, una malattia che paralizza il corpo mantenendo lucida però la mente, ha messo il proprio corpo a servizio della politica e della scienza per poter consentire che le bufale della informazione venissero abbattute piano piano. E non a caso un omonimo dello scrittore De Luca, che è qui presente, che è Michele De Luca, è copresidente dell'associazione Luca Coscione, sì, sono tantissimi ovviamente De Luca, ed è stato tra quegli scienziati che per primi ha cercato di svelare le bufale del caso Stamina. Forse l'associazione di Coscioni è stata tra in prima fila proprio contro questo tipo di battaglia. Ma dopo questa doverosissima premessa per cercare di inquadrare qual è il mio ruolo in questa riunione, che non è quella del professionista, ma quella sì del medico, ma politico, che fa questo tipo di battaglie, cerchiamo di capire il problema non del pill del giorno dopo, ma della pillola del giorno dopo. È sempre meglio la pillola del giorno prima, questo proprio come discorso generale contraccettivo. Qua vedo moltissimi giovani, volevo fare soltanto una premessa. Tutti voi sapete che esistono dei sistemi contraccettivi, che sono quei sistemi che possono impedire a chi non desidera una gravidanza di poter avere una propria normale vita sessuale senza il rischio di concepire un figlio non desiderato. Non molti di voi, probabilmente pochissimi di voi, sanno che se io avessi fatto questo discorso in questo ambiente prima del 1971 sarei stato punito con un anno di reclusione. E molti mi guardano in questo modo, perché fino al 1971 la propaganda sui metodi contraccettivi era un reato penale punibile con la reclusione fino ad un anno. E non stiamo parlando di secoli fa. Stiamo parlando del 1971, grazie anche all'azione dell'AIET, di Luigi De Marchi, dei radicali, c'è stato il cambiamento del diritto di famiglia, c'è stata l'abrogazione dell'articolo di legge che prevedeva la informazione contraccettiva come reato perseguibile
tecnici. E questo trovo che sia importante ricordarlo, perché oggi la disponibilità è per certi versi abbastanza diffusa, quella di un metodo contraccettivo generale di tipo preventivo, ma è bene anche ricordare le battaglie che sono state fatte per riuscire ad arrivare a queste opportunità attuali. Ma qua non stiamo parlando della pillola del giorno prima, ma quella che veramente in letteratura anglosassone viene chiamata morning after, cioè della mattina dopo. Già la mattina dopo è molto più restrittivo del giorno dopo, perché significa dobbiamo sbrigarci, che significa implicitamente tanto più rapidamente viene assunta dopo un rapporto sessuale cosiddetto a rischio, tanto maggiore ovviamente è l'efficacia contraccettiva. Non è stato molto tempo fa che è apparso su molti quotidiani, alcune fotografie sono apparse in cui si vedeva, non ho purtroppo la possibilità di mostrarle con una proiezione di diapositive, ma c'era scritto sulla porta di un consultorio familiare, uno di quegli ambienti voluti e programmati proprio per la diffusione dell'informazione contraccettiva, c'era scritto: non si prescrive la pillola del giorno dopo, non fate storie, andate dall'altra parte. E chiaramente questo era piuttosto forte, ovviamente ci sono state delle inchieste, delle sanzioni disciplinari per i responsabili di quel consultorio che avevano esposto questa informazione, ma dove nasce questo rifiuto della somministrazione della pillola del giorno dopo e addirittura quella che è stata una diffusissima sollevamento, soprattutto da parte ovviamente di ambienti più tradizionalisti e più vicini alle gerarchie vaticane, di obiezione di coscienza nella prescrizione della pillola del giorno dopo. Che la pillola del giorno dopo è un metodo abortivo, esiste in Italia dal 1978 la legge 194 che consente sotto particolari condizioni di ricorrere alla pratica dell'interruzione volontaria della gravidanza presso gli ospedali pubblici di questo paese, è un elemento ormai abbastanza acquisito e consolidato anche nella coscienza di tutti quanti gli italiani, ma è prevista la obiezione di coscienza e quindi analogamente se io sostengo che la pillola del giorno dopo è un metodo abortivo, ho il diritto di sollevare obiezione di coscienza e quindi di non venderla a nessuno. Questa è la bufala più grande, perché recentemente, per fortuna, è stata anche dall'AIFA, l'AIFA è l'organismo di informazione sul farmaco, che è quello che stabilisce per esempio cosa ci deve essere scritto sui fogliettini interni quando noi andiamo ad acquistare un prodotto farmaceutico, ha deciso di segnalare in maniera esplicita che non si tratta di un prodotto abortivo perché impedisce l'ovulazione e quindi, solo senza entrare ovviamente in argomenti scientifici che annoiano, ma insomma solo per un ricordo anamnestico di quello che è il funzionamento dei sistemi contraccettivi, ci possono essere dei sistemi di barriera che impediscono il contatto dei gamete maschile con quello femminile e poi ci sono dei meccanismi che, bloccando la produzione dell'ovulo, non consentono che esista nulla che sia fecondabile e quindi non si può avere una normale attività sessuale senza il rischio di una gravidanza. Quindi la separazione tra ciò che è attività sessuale e attività riproduttiva. Ora, la pillola del giorno dopo agisce esattamente in questo modo, cioè al di là del nome scientifico del prodotto che è levonorgestrel da un milligramma e mezzo, la cosiddetta pillola della mattina dopo, morning after, viene definita anche contraccezione di emergenza. Che cosa significa? In tutti quanti quei casi in cui si ha il sospetto, per una serie enorme di condizioni che è inutile che vengo a raccontare perché conoscete meglio di me, in cui si ha
un grave dubbio di aver avuto un rapporto a rischio di gravidanza, si assume più rapidamente possibile, più precocemente possibile dopo l'evento, questa pillola che è in grado di bloccare l'ovulazione. E quindi la obiezione di coscienza per la vendita di un prodotto contraccettivo è analoga al farmacista che dice: io sono obiettore di coscienza siccome, e quindi non ti vendo il profilattico. E non ha nulla a che vedere con invece la obiezione di coscienza prevista nell'ordinamento giuridico italiano, per esempio per l'attuazione della legge 194 del 78 per l'interruzione della gravidanza. Alla pillola del giorno dopo si è associata recentemente anche la pillola dei cosiddetti 5 giorni dopo. Che cos'è? È un ormone unicristallo acetato al dosaggio di 5 mg che è più efficace addirittura dell'evorogestrello, cioè della cosiddetta pillola del giorno dopo, nel inibire o bloccare o ritardare addirittura l'ovulazione, anche pochi minuti prima della, che avvenga la stessa l'ovulazione, perché è in grado di bloccare certe sostanze ormonali e quindi inibendo l'ovulazione anche pochi istanti prima che essa avvenga ha una efficacia sicuramente più prolungata nel tempo, di tipo sempre contraccettivo, e quindi è una opportunità in più che viene offerta a chi ha necessità di separare, come dicevo, l'attività sessuale da quella di produttiva. Questa in estrema sintesi. Poi chiaramente se qualcuno del pubblico ha desiderio di qualche informazione maggiore, qualche dato scientifico in più, non c'è dubbio che possa essere fornita. Sì, infatti, cioè, sia chiaro, quindi il professore ha appena spiegato che la pillola del giorno dopo non è neanche quello che magari qualcuno può immaginare al fatto che ci sia un'obiezione di coscienza da parte di qualcuno, cioè non è neanche un cosiddetto microaborto, cioè non si forma neanche, non si uniscono neanche i gameti, ecco, quindi si rimangono separati, come fosse appunto un... Per essere ancora più chiaro, per chi non avesse perfettamente compreso il meccanismo di azione, esiste un tentativo mediatico abbastanza diffuso di confondere la cosiddetta pillola del giorno dopo con la cosiddetta RU486, che è invece una pillola in grado di indurre un aborto farmacologico, che non può essere venduta nelle farmacie perché per legge la interruzione volontaria della gravidanza può essere effettuata soltanto nelle strutture pubbliche e quindi va considerata, sto parlando della cosiddetta RU486, un prodotto farmacologico somministrato nelle strutture pubbliche in alternativa al cosiddetto aborto chirurgico. Quindi il messaggio che errato, la bufala che spesso viene proposta è quella di confondere la pillola del giorno dopo, sistema contraccettivo analogo a quella di un profilattico utilizzato in ritardo, con la RU486, che invece è tutt'altra cosa, che è sistema in grado di indurre un aborto farmacologico come proposta di offerta alternativa all'aborto chirurgico, che può essere effettuato in certe particolari condizioni con determinate norme previste dal nostro ordinamento giuridico esclusivamente nelle strutture pubbliche. Se c'è qualcuno, visto che l'argomento è abbastanza importante, insomma, per l'età di questi ragazzi che stanno seguendo, protetti dall'anonimato e dal fatto che non venite ripresi, se qualcuno vuole fare una domanda al professore che... Però poi dopo passate, lasciate le fotografie e le mettiamo su internet. Quello sì, assolutamente, siete già stati tutti schedati, tanto... quindi se qualcuno vuole chiedere a uno dello staff se vuole, grazie. Ah, tra l'altro questi ragazzi col cartellino servono anche per avere, o basta chiederlo
avere del materiale o iscriversi ai gruppi, insomma, per gli indirizzi email, eccetera, per continuare questa attività di informazione scientifica, magari unirsi a noi e conquistare anche voi, potreste un giorno conquistare il cartellino. È sufficientemente chiaro comunque la differenza fra i due tipi di prodotti e quindi la assurdità della pretesa di sollevare l'obiezione di coscienza da parte di un farmacista che ha una licenza normalmente rilasciata dal comune per provvedere alla fornitura di prodotti che vengono richiesti dal medico. Quindi non, ma ovviamente fino a oggi, avevo dimenticato di sottolinearlo, la cosiddetta pillola del giorno dopo è prescrivibile solo dietro presentazione di ricetta medica. Tra le tante cose, l'associazione Luca Coscioni da anni si batte perché possa essere venduta come prodotto di banco, quindi non senza la necessità di una ricetta medica, proprio per la emergenza della necessità di poter utilizzare questo prodotto. E peraltro, chi di voi dovesse essere interessato, soltanto a titolo di conoscenza, andando sul sito dell'associazione troverete che esiste anche una sezione che si chiama Soccorso Civile. Cosa significa soccorso civile? Significa che tutte le persone che dovessero avere della difficoltà ad ottenere dal farmacista la cosiddetta pillola del giorno dopo, cioè la contraccezione di emergenza, può segnalarlo all'associazione, la quale provvederà a aiutare rapidamente e eventualmente a fornire anche il materiale per la denuncia di chi ha omesso un atto che è obbligatorio. Pare che, quindi, se qualcuno ha dei dubbi può evitare di esporsi adesso, se va nel sito dell'associazione e si informa, e se ha bisogno poi se lo può ricordare per appunto contattare. Se mi è consentito, anche per alleggerire un pochino l'argomento, mi è venuto in mente prima, quando stavo ascoltando le bufale della informazione e i dati, la mancanza dei dati, un classico aneddoto che circola negli ambienti scientifici anche sulla cattiva interpretazione dei dati scientifici. Allora si narra di un entomologo pazzo, quelli si occupano degli insetti, no? Che un giorno dice alla pulce salta, la pulce salta 5 centimetri e lo annota minuziosamente sul proprio diario. Dice, il giorno successivo, 24 di maggio, ho staccato le due zampe anteriori alla pulce, ho detto alla pulce salta, la pulce ha saltato solo 2 centimetri. 25 maggio ho staccato anche le due zampe posteriori alla pulce, ho detto alla pulce salta e la pulce non si è mossa. È stato scientificamente dimostrato che la pulce senza zampe è sorda. In realtà la pulce non può saltare. Certo, in realtà la pulce non può saltare, ma bisogna anche sapere interpretare in maniera accurata i fatti che erano quelli, ma che erano stati interpretati con una soluzione differente. Un applauso a un intervento importante. Quindi, chi avesse dei dubbi può chiedere magari anche dopo l'incontro, il nostro si potrà trattenere. E continuiamo un po' consigli di acquisti, visto che siamo in libreria, abbiamo un altro libro di Dario Bressanini, che è un famoso divulgatore, parla soprattutto di cibo, quello che mettono nei nostri piatti, e le bufale che circolano sul cibo, come gli OGM, le missioni terroristiche, un po' sugli OGM e altri argomenti. Si chiama, questo è uno dei libri, si chiama Le bugie nel carrello, ma ne ha scritti altri. Poi abbiamo, tanto per parlare di economia, abbiamo un libro di un professore che insegna negli Stati Uniti, si chiama Alberto Visin, vedete la copertina con Pinocchio, si chiama Favole e numeri, e parla di tante questioni economiche, cercando di darci degli strumenti per distinguere quelle che sono delle balle sull'economia. Una ne abbiamo trattata prima molto rapidamente, qui vengono anche un po' approfondite con dei dati di fatto e un po' di analisi in più. E poi ne abbiamo uno che sembra che non c'entra nulla, si chiama di Claudio Vercelli, che è un professore di storia, che ha
religione, lo storico, che si chiama il negazionismo, cioè il negazionismo sull'olocausto, che ha dei meccanismi molto simili a quelli utilizzati a quelli che raccontano le bufale o che trattano pseudoscienze. Prima si parlava appunto del fatto che su certi argomenti il 99,9% della scienza dice le cose stanno così, poi c'è sempre qualcuno, magari appunto anche medico che nel campo della medicina sostiene delle tesi bizzarre, ma diciamo la scienza dice una cosa e molto spesso altri pretendono di essere messi sullo stesso piano. Questo si chiama false balance, cioè qualcuno che pretende di essere rappresentato allo stesso modo rispetto a quello che invece è l'opinione di persone che hanno studiato 40 anni un argomento e che hanno quindi davanti i dati di fatto e quindi hanno individuato una certa, diciamo, posizione. E il negazionismo funziona nella stessa maniera, cioè ci sono dei personaggi che cercano di mettere su dei dibattiti alla pari con storici cercando di dimostrare che nessun ebreo è stato ucciso durante la Seconda Guerra Mondiale. Anche il salotto di Bruno Vespa funziona così. Beh sì, anche il salotto di Bruno Vespa funziona così. Oh. c'è sempre, cioè, ma qualcuno l'ha chiesto anche a noi, cioè ha chiesto in altri appuntamenti, su un giornale citato prima, hanno detto sì, ma fanno questi incontri ma non c'è mai la controparte, come se ci fosse bisogno della scienza di una controparte. Quindi meno male che non abbiamo parlato di matematica, altrimenti avremmo dovuto avere qualcuno che dice 2 più 2 fa 4, un altro che dice 2 più 2 fa 6. Poi il presentatore avrebbe detto facciamo che fa 5 e siamo tutti contenti. Allora, però noi qui facciamo scienza, almeno ci proviamo, abbiamo il dottor Stefano Salviati che invece tratterà un tema che credo appunto prima o poi avrete incontrato tutti nella vita, cioè l'omeopatia. Io vorrei sapere chi pensa che l'omeopatia è curarsi con le erbe? Uno. Qualcun altro? Nessuno. È diversa dall'omofobia? È diversa dall'omofobia, sì. Allora, significa curarsi con le erbe? No. Puoi dire nel microfono, si sentono tutti? La risposta è no, semplicemente. La no. Chimica ti deve curare. Ora lo spiegherò, comunque, ecco, mi riaggancio a questo discorso del fatto che la scienza è fatta di fatti, di verità. C'è una citazione di un libro, di un romanzo famoso, che la verità è come le particelle elementari, cioè... Ma anche è vero che la chimica è inquina. Ora sì, rimandiamo magari le domande. Certo. Allora, le domande le rimandiamo dopo. Comunque sia, sì, nel trattando, diciamo, molta disinformazione sfrutta certe cose che abbiamo dentro. Una delle cose che abbiamo dentro è la chemofobia, cioè la paura delle cose chimiche, di cui potremmo dare adesso una dimostrazione. Sì, sì. Ora, prima però volevo fare, ecco, una promessa, volevo dire che la verità è come le particelle elementari, ecco, non ulteriormente divisibile. Che vuol dire? Vuol dire che esiste una sola verità, cioè l'omeopatia che cos'è? Ognuno può avere una propria idea su che cosa sia, per esempio lei pensava che fosse curarsi con le erbe, non è curarsi con le erbe, ecco, questa è una verità e non è ulteriormente divisibile. Però non è colpa sua se lei pensava che l'omeopatia fosse curarsi con le erbe, perché la mente umana, il cervello umano, proprio per come è fatto, non funziona facendo una fotografia della realtà. Il cervello umano interpreta la realtà e la interpreta in base agli stimoli che riceve, quindi visivi e uditivi, ma anche in base alle idee che sono già insite nel cervello. Quindi, naturalmente, uno scienziato esperto di fisica, esperto di chimica, interpreterà certe informazioni in un certo modo. Una persona che ha una formazione completamente diversa, non per sua colpa, ma per scelta di vita, interpreterà inevitabilmente certe informazioni in maniera completamente diversa. E quindi, quando noi riceviamo delle notizie, le interpretiamo non in base a quella verità che è
non ulteriormente divisibile. Noi la interpretiamo anche in base alle idee che abbiamo già e anche a interferenze dall'esterno. Eccola, io vi ho portato un'immagine che usano spesso gli psicologi, se c'è qualche psicologo qui, prego di... la signorina. Sì, di stare zitto. Qui abbiamo una scacchiera con un cilindro che proietta un'ombra e abbiamo due quadrati, un quadrato A e un quadrato B. Eccolo, io vi chiedo, il quadrato A ha lo stesso colore del quadrato B oppure ha un colore diverso? Se volete potete farlo girare. Ecco, proprio a prima vista. La voce dell'innocenza. A me sembra diverso. Sembra diverso. A me mi sembra un po' diverso. Sembra un colore diverso. La voce della verità, l'innocenza dice che quindi è un po' diverso, ok? Quindi lo mettiamo qui, così si vede. Ciao, sì. Ecco, ora qui ho una seconda immagine che è la stessa immagine dove è stato tolto tutto il resto, eccetto il quadrato A e il quadrato B. Cioè sono state tolte tutte le influenze dall'esterno. E ora vi chiedo di dirmi, torniamo alla voce della verità, se il quadrato A è uguale al quadrato B o è diverso. Questa non l'ho capita, sono uguali. Sono uguali. Ragazzi, sono uguali. Ecco, questo è proprio quello che fa la mente. La mente, se ha delle influenze esterne o delle influenze interne perché ha delle idee, dei preconcetti, può interpretare due cose in un modo. Se queste influenze esterne vengono eliminate, le interpreta in un modo totalmente diverso. E qui qual è la verità? La verità è che i due quadrati sono uguali, però se ci sono delle influenze esterne che deviano questa interpretazione, allora uno vede i due quadrati diversi, ma questo lo vedono praticamente quasi tutti. E non è una colpa vedere i quadrati diversi, è il cervello umano che funziona così. Quindi, qual è il mio consiglio? Il mio consiglio è quello, ovviamente, di informarsi in modo di sapere il più cose possibile, quindi da eliminare le influenze che possono, diciamo, interferire con la verità, di fidarsi degli esperti, perché se uno non è un fisico nucleare, io non sono un fisico nucleare, e vi dice che è stata scoperta una certa particella, non atomo, allora è bene fidarsi. Se lo dice tutta la comunità internazionale dei fisici, allora è bene fidarsi. Però bisogna anche contemporaneamente non fidarsi, perché gli scienziati sono esseri umani e gli scienziati fanno errori. Quindi si dice che la maggior parte degli articoli che vengono pubblicati sulle riviste, in copertina di riviste come Nature o Science, vengono smentiti dopo pochi anni. Questo perché gli scienziati fanno gli errori. L'esempio, diciamo, più lampante fu quel batterio che scoprirono e che usava l'arsenico invece del fosfato all'interno del DNA. Questa sarebbe stata una scoperta fatta da parte della NASA incredibile per tutti i biologi del mondo, che poi è stata smentita. È uscita su tutte le riviste più importanti, Nature e Science, ma è stata smentita. Questo perché anche gli scienziati possono sbagliare. Quindi, cosa bisogna fare? Fidarsi degli scienziati? Non fidarsi? A volte sì, a volte no. Ma soprattutto, una cosa bisogna fare. Bisogna saper cambiare opinione. Perché questo fa uno scienziato. Uno scienziato è tale solo se è in grado di cambiare opinione davanti all'evidenza. Cioè, davanti alla verità. E la verità è una cosa assoluta, non è un'interpretazione. Questi due quadrati sono uguali, io ve l'ho dimostrato, allora se voi prima pensavate che fossero diversi, dovete cambiare idea, non dovete rimanere sull'idea che avevate prima che erano diversi. Ecco, questo è un esempio, diciamo, stupido, che è significativo e uno può cambiare facilmente idea. Più difficile è cambiare idea appunto sull'omeopatia, perché molte persone si curano con l'omeopatia, sono
convinte di avere effetti positivi curandosi con l'omeopatia, e quando arriva lo scienziato di turno, che potrei essere io, potrebbe essere qua, chiunque altro, tendono a non crederci, perché è difficile, ecco, accettare di aver buttato via tanti soldi inutilmente, o di essere stati, tra virgolette, degli stupidi a curarsi con l'omeopatia. Ecco, prima di tutto non si è degli stupidi, perché se uno si è curato con l'omeopatia è anche perché, come quel signore che prima pensava che l'omeopatia fosse curarsi con le erbe, è perché non si è correttamente formati, e non è colpa propria, non è colpa di qualcuno, di chi si cura, è colpa dei mezzi di informazione, è colpa, come ho dimostrato, di come funziona il cervello umano. Ecco, che la verità non può essere individuata subito, la verità va scoperta, la verità va indagata, e alla fine, se la verità non coincide con le nostre credenze, allora bisogna saper modificare le nostre credenze. Ecco, ora io voglio spiegarvi che cos'è l'omeopatia, in modo che voi possiate saperlo, e se vi state curando con l'omeopatia, magari possiate decidere di smettere. Ecco, potete anche non smettere, per me, io non sono qui per dirvi di non curarvi con l'omeopatia. Sono qui per dirvi quello che è l'omeopatia, che è una verità assoluta, in questo modo non perché lo dico io, ma perché lo dice chi stesso produce i farmaci omeopatici. E insomma, dopo che vi ho spiegato come funziona, deciderete voi se continuare a curarvi. Io però ti chiedo, visto che adesso da, diciamo, oratore entri nei panni dello scienziato, ti chiederei di metterti i panni dello scienziato. Sì, ecco, io per essere più convincente, perché no, anche l'abito fa il monaco e quindi fa anche lo scienziato. Mi metto il camice perché insomma, voglio essere una persona seria. È ufficiale, quindi. Sì. Quindi, belli! Hai visto? Gli scienziati sono belli, quindi credeteci. Gli scienziati. A me è un gelato da 500. Allora, l'omeopatia funziona nel modo seguente. Innanzitutto, quando è stata inventata, perché il contesto è importantissimo. È stata inventata da un medico, un certo Hahnemann, un medico tedesco, che è vissuto a cavallo del 700 e dell'800, e che all'inizio dell'800 lui si è accorto che la medicina dell'epoca non era così tanto efficace nel curare le malattie, e quindi ha deciso di trovare un modo più efficace per farlo, cioè per curare le malattie. Quindi, facendo degli studi abbastanza discutibili, su cui non mi dilungo, è arrivato alla seguente conclusione. Una sostanza che in una persona sana causa determinati sintomi, che possono essere, che ne so, il mal di testa, il mal di gola, il dolore alla spalla, in una persona malata, cioè che ha quei sintomi perché è malata, quella stessa sostanza, diluita tante volte, può curare quei sintomi. E più questa sostanza viene diluita, e più è potente nel curare quei sintomi. Ecco, ora io procederò proprio con una dimostrazione visiva su come si prepara un farmaco omeopatico. C'è qualcuno qui che ha il mal di gola o che ha un po' di bruciore? Ah, nessuno qui in questo momento soffre di una cosa orofaringea, di un po' di bruciore? La signora sta tossendo, l'abbiamo beccata, mi dispiace. Deve venire, un applauso alla signora che viene, si offre come cavia per questo esperimento scientifico, quindi prego. Sì. Ecco, lei ha un po' di mal di gola, no? Allora io da... No, di fronte a una persona che ha un mal di gola... Il mal di gola è gravissimo, quindi deve sedersi. Ecco, le do anche il microfono. Allora io, da ipotetico medico omeopata, dico: lei ha il mal di gola, io devo usare una sostanza che in una persona sana crea, diciamo, un effetto simile al mal di gola, che è il bruciore della mucosa orale, no, orofaringea. Quale potrebbe essere questa sostanza, secondo lei?
il peperoncino, per esempio. No? Allora, io qui ho un estratto concentrato di peperoncino. Se qualcuno qui di sano si beve questo, è bene che vada al pronto soccorso. Io no, grazie. Io ora che cosa farò? Preparerò un farmaco omeopatico secondo i principi dell'omeopatia, diluendo tanto questa sostanza in modo da creare un farmaco in grado di curarle il mal di gola. Poi alla fine lei deciderà se comprare, perché io glielo venderò questo farmaco, e dico glielo regalo. Deciderà se comprarmelo o meno. Allora procedo. Sì. La prima cosa da fare, cioè, le diluizioni si chiamano, si contano in CH, cioè centesimali Hahnemann. Cioè vuol dire che si fa una serie di diluizioni 1 a 100. E per esempio potremmo prendere 99 litri di acqua e un litro della sostanza. Ora noi operiamo in piccolo, quindi operiamo in millilitri. Prenderemo 99 millilitri di acqua e ci metteremo un millilitro di questa sostanza. Quindi procediamo. Stiamo organizzando. Abbiamo tutti gli attrezzini, quindi è una cosa scientifica. Misuriamo prima 50, poi si va un po' di fuori. E lo mettiamo. Perché cambiamo contenitore? Beh, sì, perché prevede anche di dover cambiare contenitore. È tutto previsto, e quindi è come, sì, questo sì, è come si deve preparare un farmaco omeopatico. Sì, sì, sì. E ora misurerò invece 49 millilitri, perché devono essere 99. Ecco, 49. Quindi qui avremo 99 millilitri di acqua. Esatto. E ora prenderò un millilitro di questa sostanza, di questo estratto super concentrato di peperoncino. Ecco, l'omeopatia non si ferma qui. Dice che dopo ogni diluizione bisogna dinamizzare, cioè agitare il contenitore non orizzontalmente, non obliquamente, ma verticalmente per almeno 20 volte, sarebbe bene 100 volte, ora io non lo farò 100 volte, facciamolo 20, via 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, no? 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, ok, ho dinamizzato. Ok? Ora vedete che già il colore è sbiadito, no? Quindi si è diluita. Poi buttiamo via questo. Un bicchiere. Mettiamo qui una sciacquatina. Un po' di prato al peperoncino dopo. Sì, sì. E procedo con la seconda, quindi ora siamo a un CH, eh? Sì, se vuole scrivere, è una diluizione di un accento. Tavola che vedete sulla destra dove è stato scritto è un computer a energia umana. Funziona benissimo, c'è un grosso risparmio di energia. Più o meno, soltanto che si scrive con il bianco sul nero, mentre normalmente sul terreno scrivi il ottimo. Oppure anche o anche altri colori, se vuoi fare colorato, certo. Il peperoncino lo potresti scrivere in rosso.
Ecco, ora cosa ho fatto? Ho rimesso 99, cioè ho cambiato acqua, ho messo 99 ml di acqua, poi ho preso la soluzione che ho diluito prima, un millilitro, e l'ho rimessa in questi 99 ml d'acqua. Vedete che il colore è praticamente scomparso, sembra. Io credevo che era acqua normale. Ecco, sì, sembra acqua normale, infatti. Probabilmente se vi bevete questa non sentirete neanche un retrogusto di peperoncino. Ecco. A questo punto io faccio di nuovo la dinamizzazione. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ecco, Hahnemann diceva che era meglio farla su una Bibbia che fosse relegata in cuoio. Io la Bibbia non ce l'ho, non l'ho potuta portare, però verrà un farmaco meno efficiente, ora se ce l'hanno dopo magari proviamo. Comunque, siamo alla seconda diluizione, quindi 1 su 10.000, 4 zeri. Questo, secondo l'omeopatia, non sarebbe un farmaco molto efficace, perché ho fatto solo due diluizioni, quindi 2 CH, e secondo l'omeopatia più diluizioni fai e più il farmaco diventa potente. Ci sono dei farmaci in commercio, per esempio quelli che curano o prevengono l'influenza, ne citiamo uno, lo Scilococcinum, che per sua stessa missione è diluito 200 CH. Ok? 1 su 10 alla 400. Questa è la diluizione del farmaco in commercio. Cioè, che vuol dire questo? Secondo la scienza, secondo la statistica, dopo la 12ª diluizione non rimane neanche una molecola del composto che abbiamo diluito. Quindi, dopo 20 volte che io ho fatto questa cosa, quello che ottengo nel contenitore è semplicemente acqua. Non sarà rimasto né il composto iniziale che ho diluito, né l'acqua che ho usato in partenza. Cioè, si sarà anche del tutto rinnovata l'acqua. Quindi, io a questa signora che ha il mal di gola, facciamo conto, ho fatto 20 diluizioni, dentro la scienza dice che c'è solo acqua. E io le voglio vendere per 15 euro questo per curare il mal di gola. Me le dà 15 euro? No. Ecco. Ora, grazie alla signora che ha preso la sua decisione. L'ha usata. Sì, e la uso ogni tanto. Lei può continuare ad usarla, però l'importante è che sappia che quando va a comprare un farmaco omeopatico fa la stessa cosa che ha fatto con me. Solo che lei non ha visto il procedimento, è un procedimento che viene fatto, cioè, a livello industriale, non lo può sapere, non è una sua colpa. Ora lo sa, decida lei se continuare a comprarli, ecco. Però vedo che già lei è passato un po' il mal di gola. È passato il mal di gola, dice il professore. Sì. Perché grazie signora. La psiche aiuta. La psiche aiuta, esatto. Infatti molti dicono, ma a me l'omeopatia funziona, a me io ho preso un farmaco omeopatico e il mal di gola mi è passato. Ecco, probabilmente se io le do un po' di quest'acqua a caso e le dico la prenda un millilitro la mattina e un millilitro la sera per una settimana, fra una settimana probabilmente lei non ha più il mal di gola. Prima di tutto perché il mal di gola, se lei non fa niente, passa da solo alla fine. Infatti c'era un famoso medico, ora non mi ricordo il nome, che diceva che l'influenza passa dopo 7 giorni se uno si cura con i farmaci e dopo una settimana se uno non si cura con i farmaci, cioè passa da solo alla fine. E le cure che usiamo, per esempio il paracetamolo, curano più che altro i sintomi dell'influenza, non tanto le cause, ecco, perché l'influenza è virale e non si dovrebbero prendere di norma neanche gli antibiotici, ecco, si prendono se ci sono delle complicazioni, infezioni batteriche, però contro i virus gli antibiotici non funzionano. Io però volevo fare una domanda, dunque tu hai detto, adesso hai detto appunto che questo, diciamo, il farmaco più famoso, chiamo questa sostanza molto famosa per l'influenza, per prevenire l'influenza,
praticamente è una diluzione di questo genere. Praticamente non c'è niente tranne la pillola, praticamente. Sì. Allora, ma prima abbiamo citato l'agenzia del farmaco, no? Che dice cosa deve esserci scritto dentro il foglietto illustrativo. Allora, esatto. Dovresti dirmi innanzitutto cosa c'è scritto nel foglietto illustrativo e cosa c'è scritto come composizione. Ecco, allora, io ve l'ho portato quello che c'è scritto sulla scatola, perché ovviamente la legge dice che un farmaco deve dire cosa c'è dentro. Ora se la trovo, eccolo qui. Questa è quello che c'è scritto sulla confezione americana dello Scilococcinum, cioè questo farmaco omeopatico che viene usato per prevenire o curare l'influenza. Allora, volevo io premessa, solo una premessa. Le industrie non vendono l'acqua, vendono delle pastiglie di zucchero su cui è stata spruzzata l'acqua omeopatica. Ok, quindi queste sono pastiglie. Quindi dopo 200 diluzioni, questo quantitativo, diciamo, di sostanza, io lo vado a spruzzare su una pastiglia. Sì, questa che è rimasta praticamente solo acqua, che cosa viene fatto? Questa industria farmaceutica cosa fa? Prende questa acqua e la spruzza su delle caramelline di zucchero e poi queste caramelline di zucchero le vende come farmaci. E infatti ce lo scrive lei sulla confezione. Cosa c'è nella confezione? Ogni dose da 0,04 once, quindi un grammo, contengono un grammo di zucchero. Lo dicono loro, Lo dicono loro, c'è scritto sulla confezione. Quindi un grammo di sostanza, un grammo di zucchero. Infatti, una cosa, forse la cosa più... l'unica cosa positiva dell'omeopatia è che non ha sintomi collaterali. Non ci sono effetti collaterali. L'ha detto la stessa... Esatto, è stato chiesto ad una portavoce di questa industria farmaceutica se lo Scilococcinum avesse degli effetti collaterali. E lei ha risposto, ovviamente no, non c'è niente dentro, solo zucchero. Se lo dice lei, cioè non lo dico io, lo dice lei. Allora, no, uno si chiede, sono stupidi questi, dicono c'è solo, c'è solo zucchero e poi lo vendono come un farmaco. Perché... gli omeopati vogliono giustificare questa cosa, cioè gli omeopati sono in realtà consapevoli che la sostanza iniziale non è più presente nel farmaco perché lo abbiamo diluito così tante volte. E quindi tirano fuori questa teoria pseudoscientifica che non è assolutamente accettata dalla scienza chimica, dalla scienza fisica, che l'acqua e quindi anche altre sostanze come lo zucchero abbiano una memoria, cioè una volta che io ho agitato il contenitore, le molecole d'acqua acquisiscono le caratteristiche di questo composto. Ma aspettate, non le caratteristiche del composto, cioè gli effetti che ha il composto normalmente, cioè quello del bruciore, ma l'opposto, cioè l'acqua non solo è in grado di memorizzare le caratteristiche di un composto, ma sa anche quale è il contrario di quelle caratteristiche e allora memorizza quelle. Questa è la teoria scientifica, pseudoscientifica, alla base dell'omeopatia. E quindi per questo le aziende farmaceutiche che vendono prodotti omeopatici vendono solo zucchero e ammettono di vendere solo zucchero, perché lo giustificano in questo modo. L'acqua prima e lo zucchero dopo hanno memorizzato nelle loro molecole delle proprietà che poi vanno a curare la persona. Però noi che siamo davvero scientifici vogliamo sapere se nel mondo esistono degli studi, delle verifiche che dicono che in qualche modo funziona. Ecco. Perché magari noi non conosciamo il meccanismo col quale funziona una cosa, però questa cosa funziona. Esatto. Gli scienziati hanno un vizio. Hanno il vizio di dover verificare sempre tutto. Cioè, gli è stato detto a degli scienziati a un certo punto, guardate, abbiamo i farmaci omeopatici che è in grado di curare l'influenza o altre malattie e funzionano perché l'acqua ha una memoria. Va bene, hanno detto gli scienziati, noi fino
fino ad ora questa cosa non la sapevamo e la scienza, per come noi la conosciamo, non giustifica la proprietà dell'acqua. Però vogliamo comunque fare degli studi per vedere se effettivamente è così. Cioè, si somministrano dei farmaci omeopatici a un certo numero di persone e ad altre persone invece si somministrano dei placebo, che poi in realtà è la stessa cosa, no? E si vede se ci sono degli effetti diversi per vedere se l'omeopatia funziona. E sono stati fatti tantissimi studi per vedere se effettivamente funziona l'omeopatia. Nessuno di questi studi ha dimostrato che ci possono essere delle differenze tra chi assume un farmaco omeopatico e tra chi assume soltanto un placebo, cioè soltanto acqua, o zucchero, forse perché in entrambi i casi è zucchero, in entrambi i casi è acqua. Sarà per cui, intanto sentite questo. L'eco dei tamburi degli omeopati che stanno arrivando con le loro truppe. Ecco, io vi ho portato quello, ecco, che si chiama meta-analisi, vediamo se la trovo. Altra metà c'è? Sì, questa è quello che nella scienza viene chiamata meta-analisi, cioè degli esperti... Come? Di sopra di qualsiasi analisi. No. Diciamo che è un'analisi approfondita che dice, vediamo tutti gli studi che sono stati fatti in un determinato campo nei decenni precedenti, in questo caso nell'omeopatia, e vediamo qual è la situazione, cioè vediamo un po' quali studi sono positivi, quali sono negativi, e facciamo un po' una conclusione per dire se questa cosa è vera o se questa cosa è falsa. Ecco, se ne sono stati fatti, questo studio di meta-analisi porta in riferimento diversi studi fatti nel corso degli anni, nel 91, nel 97, nel 99, e nel 2001, nel 2002, eccetera. Vi leggo soltanto alcuni esempi, alcune conclusioni di un singolo studio. Allora, nel 1991 sul British Medical Journal viene pubblicata una rassegna di 107 studi clinici che conclude il seguente: per il momento le evidenze dei test clinici sono positive, ma non sufficienti a trarre conclusioni definitive perché la maggior parte dei test è di bassa qualità metodologica. Ciò indica che vi sono valide ragioni per ulteriori validazioni o valutazioni, ma solo tramite studi ben condotti. Va bene. Allora, nel 1997 sono stati fatti altri studi. I risultati delle nostre meta-analisi non sono compatibili con l'ipotesi che gli effetti clinici dei trattamenti omeopatici siano completamente dovuti al placebo. Tuttavia, non abbiamo prove sufficienti per affermare che l'omeopatia sia efficace. Quindi siamo passati da potrebbe funzionare a secondo noi non funziona, ma... Okay. Cioè, no, secondo noi potrebbe anche, però insomma, probabilmente no. Alla fine, facendo una rapida... Un avanti veloce. Conclusione. Prove definitive che il farmaco funziona non esiste. Cioè, nel caso dell'omeopatia non soltanto non esiste ancora dopo 20 anni di studi conferma del risultato sperimentale, ma anche gli studi più favorevoli pubblicati mostrano risultati nulli oppure ai limiti della significatività statistica. Cioè, qui entra in gioco un altro funzionamento automatico della mente umana, che in ambito scientifico viene chiamato bias di pubblicazione. Cioè, gli scienziati tendono a pubblicare i risultati positivi piuttosto che quelli negativi. Se ci sono 2 risultati positivi e 1000 negativi, è probabile che quei 2 positivi vengano pubblicati e dei negativi ne vengano pubblicati soltanto uno, magari. E questo succede nella vita di tutti i giorni, cioè se uno, che ne so, gioca a pallavolo, quando torna a casa non racconterà ai genitori oggi non ho preso una palla, oggi sono caduto quando ho tentato di fare un bagger. Ecco, racconterà magari ho fatto una schiacciata e ho fatto un punto, oppure sono stato determinante per la vittoria della squadra. Ecco, si tende automaticamente a raccontare i fatti positivi, i successi, e si tende a non raccontare mai gli insuccessi.
per questo la valutazione dei fatti spesso è sbagliata. Allora, c'è qualcuno che nel frattempo vuole fare qualche domanda sull'omeopatia, ora che siamo sul pezzo? Tolgo questo. No, vabbè, è un discorso più generale, mentre, cioè, apprezzo molto questa iniziativa, perché secondo me è veramente utile fare una cosa sulla scienza, e soprattutto quando la scienza viene, le opinioni vengono scambiate per scienza, come si è parlato nei primi due casi. Ora, nel caso dell'omeopatia, però, vi ho seguito, sono molto interessato, però a me interesserebbe, perché è un po' diverso dalle altre cose, avere un confronto tra un omeopata e un biologo che porta avanti queste tesi, perché questi omeopati, ne conosco molti, sono persone tra l'altro che stimo molto, non solo umanamente ma anche culturalmente, cioè non è che sono laureati in medicina, hanno una serie di... Quindi, cioè, mi piacerebbe anche un confronto magari un po' più sul capire meglio, perché se no, voglio dire, cioè, chiaro, la ritualità a me non mi dice nulla dal punto di vista scientifico, finché si tratta per dire di agitare in un modo e in un altro, mi sembra una cosa campata sull'acqua che ha una memoria, non, cioè, non lo so, secondo me sarebbe utile capire un po', insomma, un confronto, un contraddittorio tra la tesi che porti avanti tu, te dal punto di vista scientifico, e la tesi di un omeopata che non pensa di essere contrario alla scienza e che sono laureati in medicina, hanno, cioè, magari anche tantissimi in attivo, tantissimi. Questo in generale. In particolare poi c'è sull'aspetto della psicologia che spesso l'omeopata agisce, cioè spesso, cioè, l'omeopata raramente dice ti cura un tumore, cioè, perché è molto onesto intellettualmente, no? Magari agisce su cure di tipo psicologiche. Ora, qui forse è un problema di placebo, non lo so, propongo un punto interrogativo. Se si guarda il farmaco che magari uno psichiatra ti dà dal punto di vista scientifico, ti agisce biochimicamente su certi processi, tipo della depressione, te la va a contrastare ed effettivamente un risultato te lo dà, ma ti dà un risultato che non necessariamente c'è. Dipende dal contributo del paziente, quindi non necessariamente poi è così positivo, perché se uno non come si può dire, viene decontestualizzato rispetto a come agisce lui, diciamo, prende semplicemente, può essere una cosa, sì, biochimicamente agisce, ma poi non è così utile, mentre altri casi in cui c'è più la forza di volontà, entra in gioco la forza di volontà come un elemento fondamentale, che nella psicologia è fondamentale, è una cosa invece molto più risolutiva sul piano della terapia e della cura. E questo è un altro aspetto, diciamo, che nell'omeopatia spesso c'è, perché conosco tanti omeopati psicologi che sono molto bravi dal punto di vista della psicoterapia. Quindi, però ecco, questo è un secondo aspetto. Il primo comunque mi incuriosisce, perché a me piacerebbe poter fare, mentre non mi interessa un contraddittorio tra uno che sostiene che la pillola del giorno dopo è un metodo abortivo, diciamo, quanto non lo è scientificamente, perché è un'altra cosa. Questo, no, è la stessa cosa. Ma secondo me è un po' diverso, non è proprio la stessa cosa. La pillola del giorno dopo non è un metodo abortivo. Infatti. L'omeopatia è diluizione e alla fine rimane solo acqua. Ho capito, ma è scientifico. Sì, però il concetto è com'è che gli omeopati, io non posso rispondere perché non sono un medico e tantomeno un omeopata, sostengono che questa cosa effettivamente è efficace, e sarebbe interessante sentirlo da loro, ecco, questo la cosa. E mentre invece non mi interessa, perché è una questione di opinioni quello sul piano della pillola del giorno dopo, e questa è la differenza, capito? È un po' diverso, quindi si vuole scambiare quelle che sono opinioni magari etiche e morali con un aspetto scientifico, e io questo non mi interessa, perché voglio dire, te ti tieni le tue opinioni, però la scienza ha determinate, non mi puoi dire che... No, io non ho, ecco, voglio chiarire una cosa, io non ho espresso mie opinioni, no. Io ho semplicemente... No. Non mostrato dei fatti. Non ho detto questo. L'interesse di capire come un omeopata reagisce rispetto a questo tipo di esposizione dei fatti. No, mi interesserebbe anche, capito? A me. Mi piacerebbe un dibattito di questo tipo. No, perché, scusi, se io a lei, ecco,
Ah, posso rispondere? Se io a lei le dicessi, io ho una mucca che produce il latte aromatizzato alla fragola, lei ci crede a questa cosa? No, perché sa per esperienza, da persona, magari uno, un allevatore di mucche, lo potrebbe sapere ancora meglio, che le mucche non possono produrre il latte aromatizzato alla fragola. Lo stesso se le dicessi, ho visto degli asini che volano. Lei non mi crede perché gli asini non volano ed è una verità assoluta. Ecco, a me gli omeopati mi dicono, io curo le persone con delle sostanze altamente diluite, così diluite che rimane solo acqua, e con sostanze che in persone sane causano gli stessi sintomi della malattia. Io da biologo, e penso anche lei da medico, automaticamente non ci può credere a questa cosa. Ma non è che non ci crede perché è una sua opinione, non ci crede perché la scienza è così, perché la scienza dice che non può funzionare una cosa del genere. E non solo la scienza dice che non può funzionare, la scienza ha provato a vedere se magari si era sbagliata, se magari gli omeopati avevano ragione, e ha visto che no, gli omeopati non hanno ragione, ha ragione la scienza. E allora lei mi chiede, come possono questi omeopati credere in quello che dicono? Boh, me lo chiedo anch'io. Io volevo chiedere, visto che appunto non ci sono ancora evidenze scientifiche per approvare l'omeopatia, come mai troviamo comunque nelle ASL italiane dei settori dedicati alla medicina omeopatica? Perché io devo andare all'ASL 5 di Pisa e trovare scritto, con i miei soldi, pagato con i miei soldi di tutti i cittadini, servizio omeopatico? Ecco, questo non lo trovo giusto. Non lo trovo giusto, infatti non lo è. Perché Vannoni non è ancora in galera? Ecco, me lo chiedo anch'io, d'accordo, ecco. Siamo d'accordo. Cioè, voglio dire, le leggi non vengono fatte dagli scienziati, vengono fatte dai politici. E i politici spesso, non per colpa loro, come molte persone, possono interpretare, ecco, come ho mostrato prima, le cose che dicono gli scienziati. Se un politico sente dire da un omeopata i farmaci omeopatici funzionano, allora ci può credere e fare una legge e stabilire che l'omeopatia è legale, che l'omeopatia può essere prescritta dai medici e che può essere anche applicata nelle strutture pubbliche, ma non solo. In Inghilterra i farmaci omeopatici vengono rimborsati dal servizio sanitario, quindi le persone, le tasse che pagano le persone vengono usate per rimborsare persone che scelgono di curarsi con l'omeopatia. In Italia per fortuna questo non accade, però i farmaci omeopatici sono comunque soggetti a, diciamo, l'esenzione dalle tasse, cioè quando lei va a dare la tessera sanitaria in farmacia, le fanno uno scontrino con il suo codice fiscale, poi questo scontrino lei lo può usare per detrarlo dalle tasse, per detrarre le spese. Ecco, questo si può fare anche per i farmaci omeopatici. Io avrei una domanda. Sì. Ma se un medico facesse una scoperta di una nuova medicina e così, facesse una nuova scoperta e dopo e venne pubblicata sui giornali, se dopo un po' di ricerca scopre che ha sbagliato e non dice niente solo perché vuole i soldi, cosa potrebbe succedere a quelle persone che hanno bevuto quella medicina? Che lui... Un applauso glielo farei per la bella volta. Ecco, allora, se questo imbroglione, no, chiamiamolo così, cioè che è consapevole di vendere cose che non funzionano, è intelligente, venderà cose, prima di tutto, che non fanno male, no?
così in modo che non possa essere accusato di aver ucciso delle persone. E probabilmente potrebbe anche essere quello che ha fatto Vannoni, ecco, perché si è visto che nei preparati delle cellule staminali, di staminali ce n'erano ben pochi. Pare che abbia fatto qualche preparazione omeopatica. Omeopatica di staminali, ecco, sì, quindi, sì, pare di sì. Perché comunque, quello di cui si preoccupavano gente come la senatrice Cattaneo è che le... oppure comunque altre persone che si occupano di cellule staminali, è che le staminali sono... un argomento molto, diciamo, delicato, cioè possono causare degli effetti collaterali gravi nelle persone. Se te fai un'iniezione di cellule staminali in una persona, questa può sia avere dei miglioramenti a volte, ma anche avere una reazione, per far capire, adesso la dico da cialtrone perché non sono nemmeno, sì, però diciamo che le cellule staminali sono quelle che potenzialmente possono trasformarsi in qualunque cosa. Sì, esatto. Ora, se una persona ha un problema neurologico, si spera che si trasformino in fibre nervose, eccetera, ma se si trasformano in osso, la cosa non è bella. No, ecco, soprattutto le cellule staminali si moltiplicano, cioè sono cellule indifferenziate. Più una cellula è indifferenziata, più si moltiplica. E l'organismo ha una serie di meccanismi molto complessi per regolare la moltiplicazione delle cellule. E un tumore si sviluppa proprio quando questi meccanismi vengono meno. Quindi se te inietti a una persona delle cellule staminali, che sono cellule che si moltiplicano attivamente, hai un rischio che sviluppi tumori. Inoltre hai anche, e questo è un rischio a lungo termine, perché un tumore ha uno sviluppo, diciamo, che richiede un certo tempo. Poi ci sono anche degli effetti a breve termine, cioè una persona può avere una risposta, diciamo, allergica, diciamo, può avere un rigetto e morire sul colpo proprio dopo poco tempo. Quindi una persona intelligente che vuole somministrare un metodo basato su cellule staminali e sa che non funziona e lo vuole fare solo per soldi, che cosa fa? Ci mette pochissime cellule staminali dentro o non ce le mette e poi vende praticamente acqua. Questo è quello che fa l'imbroglione. Quindi di solito ai pazienti non succede niente. Cosa succede all'imbroglione? Beh, per ora in Italia agli imbroglioni succede poco, a quanto pare. In teoria dovrebbero essere accusati di abuso della professione medica o di frode e andare in galera, essere multati, comunque avere delle sanzioni. Per fortuna, anche se questo non accade, la scienza ha un meccanismo, si dice, di autocorrezione. Cioè, non solo ci sono degli imbroglioni che sbagliano, che imbrogliano e quindi vendono dei farmaci che non funzionano apposta, ma ci sono anche degli scienziati che in buona fede sbagliano, come quelli che avevano scoperto questo batterio che invece del fosfato usava l'arsenico all'interno del DNA. Ecco, queste notizie possono essere prese come vere dalle stesse riviste scientifiche importanti come Science e Nature, possono essere prese come vere sul momento e possono rimanere vere per alcuni mesi. Però, siccome la scienza si basa sul metodo scientifico e sul fare gli esperimenti e sul ripetere gli esperimenti fatti da altri per vedere se effettivamente funzionano, prima o poi, sarà dopo un anno, sarà dopo un mese, sarà dopo 10 anni, qualcuno scoprirà che non è così, che quella teoria sbagliata formulata anche in buona fede da uno scienziato è sbagliata. Quindi la scienza non è perfetta perché è fatta da esseri umani e gli esseri umani non sono perfetti, però per fortuna ha questo meccanismo, diciamo, di autocorrezione e che permette dopo certo periodo di tempo, che possono essere anche anni, di riuscire sia a smascherare gli imbroglioni, sia a correggere quegli scienziati che, poveretti, in buona fede avevano sbagliato. Ecco. Professor Montevecchi voleva integrare? Per rispondere alla domanda del bambino, che giustamente si era posto un problema importante, quello cioè della... frode che viene attuata per desiderio di guadagno,
io voglio guadagnare del denaro e quindi se non riesco a farlo in maniera onesta, lo faccio in maniera disonesta. Ecco, questo è una cosa che, come tu pensai, non va fatta. Il problema è come impedire che questo avvenga. E forse uno dei tanti sistemi, al di là del fatto che purtroppo non sempre la giustizia funziona in maniera adeguata, è quello del controllo sociale. E quindi per un controllo sociale di quello che avviene, di quello che viene proposto, leggasi caso Stamina oggi o altri casi analoghi in passato, ecco che la informazione scientifica, e questo bisogna richiedere anche la collaborazione da parte dei giornalisti, che debbono poter portare la informazione a tutti, da parte degli scienziati che debbono uscire fuori dai laboratori e quindi comunicare con la popolazione, ecco, la trasparenza può essere un sistema di controllo sociale e ridurre il rischio che si possano verificare episodi come quelli del caso Stamina. L'altro, volevo, siccome lo scrive nell'introduzione Davide De Luca, c'è anche la questione che le redazioni hanno smantellato le loro, da tanti anni, le loro unità, i loro gruppi di controllo dei fatti, di fact checking. Sì, ecco. Ce l'abbiamo mai avuti in Italia? In Italia mai, però ti informo, non so se lo sai, venerdì nel primo incontro che c'è stato a Pisa a Sant'Anna, il suo giornale, cioè il post.it, è stato citato come uno dei rari esempi in Italia di giornali cosiddetti fatti bene. Okay, da questo punto di vista. C'è stato un po' in America, no? Tempo fa, un po' di fact-checking, no? Poi mi scrivi nel libro che questi redattori sono trasmigrati, no? In altri... C'è ancora chi lo fa, New York, lo Spiegel, ci sono ancora. Fact-checking è in sostanza il lavoro che fanno i giornalisti che in certi casi viene fatto all'esterno da una redazione, come un bellissimo sito che si chiama Pagella Politica, che vi consiglio di guardare, o all'interno delle redazioni ed è il lavoro di verifica e controllo dei fatti che vengono citati e usati in un articolo. Io lo faccio sul mio piccolo blog, sul Post, e al Post noi tutti cerchiamo di farlo in tutti gli articoli. Il problema è che, se magari possiamo fare un punto, trovare anche magari qualcosa di positivo e di utile che tutti possono fare dopo tutto quello che abbiamo detto, è che naturalmente le forze del giornalismo, soprattutto in Italia, sono assolutamente inadeguate al compito che ci viene chiesto. Ci può essere tutta la buona volontà del mondo, però effettivamente è molto difficile da fare. I giornali italiani sono tutti con l'acqua alla gola dal punto di vista finanziario, non c'è denaro per poter pagare persone che si occupino soltanto di verificare quello che viene detto, non è una questione di cattiveria, è impossibile. Pur di ottenere la pubblicità necessaria a sopravvivere è necessario pubblicare una quantità di aggiornamenti continuo. Repubblica.it, che è il sito di informazione più visto in Italia, pubblica 500 elementi al giorno circa. Non hanno le forze fisiche per verificare di pubblicare soltanto cose sensate. Quindi c'è bisogno di un aiuto da un certo punto di vista da parte vostra, da parte del pubblico. Come dicevamo prima, pretendere informazioni di qualità, pretendere che qualunque cosa che vi viene detta sia sempre supportata da dei dati. Dovete naturalmente raddoppiare le vostre attenzioni ogni volta che leggete qualcosa che vi fa piacere, ogni volta che leggete qualcosa che conferma le vostre credenze, perché quello è il momento in cui voi siete più vulnerabili a leggere delle sciocchezze. Se voi pensate che Angela Merkel sia una persona terribile, che la Grecia abbia subito sia stata schiacciata dal resto d'Europa, eccetera, eccetera, voi sarete molto più inclini a credere che la mortalità infantile in Grecia è raddoppiata, anche se magari non ci sono i dati sufficienti. Se voi ritenete che la moralità dei giovani italiani sia andata a farsi benedire, che viviamo in un'epoca di piaceri sibaritici e senza morale, allora sarete molto più inclini a credere agli articoli che dicono queste cose. Quindi proprio quando voi vedete qualcosa che vi piace, che soddisfa le vostre credenze, dovreste raddoppiare l'attenzione. E soprattutto, e questo ve lo chiedo io che faccio questo mestiere, voi dovete punire i giornalisti quando vedete che non fanno un buon lavoro. Dovete smettere di comprare i giornali che secondo voi non fanno un buon lavoro, smettere di guardare i programmi che secondo voi fanno un buon lavoro, e premiare quelli che lo fanno. Se riusciamo a far sì che almeno una parte, non tutta naturalmente, dell'informazione italiana risponda a dei criteri di qualità
che la qualità venga premiata e che la cattiva qualità venga punita, forse riusciremo ad avere un'informazione migliore. E un'informazione migliore in una democrazia è uno dei pilastri fondamentali per avere anche un paese migliore. No, sono invitatissimo. C'è una domanda dal pubblico. Secondo. Giustamente hai detto che quando può ma non è bene. Hai detto giustamente che quando un giornalista magari sbaglia, non dà la versione corretta oppure lascia da parte qualcosa per che appare più mi piace, più condivisioni, deve essere punito. E quando lo fa bene il suo mestiere deve essere premiato. Il problema è che, come ora, purtroppo, come ha detto all'inizio, siamo ancora in campagna elettorale, ma mi viene da pensare alla cosa brutta che è stata detta da Grillo sul tribunale digitale e lo sputo digitale che deve essere concesso a ciascun cittadino italiano nei confronti di un giornalista che... Cioè, dico, a quel punto, come si fa a valutare chi fa il mestiere nel modo corretto e chi non fa il mestiere nel modo corretto, quando diventa una cosa così, quando diventa un cavallo di battaglia di una campagna elettorale, come si fa a distinguere il giornalista che fa il lavoro fatto bene da quello che fa il lavoro fatto male? Guarda, su Grillo, su quello che ha detto Grillo, boh, sinceramente non mi esprimo, ma perché non credo, cioè non mi interessa, insomma. Giusto, c'è. Sì, sì, no, la tua domanda è giusta, in generale su Grillo, insomma, perdonatemi, ne ha dette tante, non è che le posso seguire tutte, a un certo punto mi sono anche stufato. La tua domanda è giustissima, come, dov'è la differenza? Qual è la differenza tra lo sputo digitale e qual è la differenza invece tra premiare un buon lavoro giornalistico e un cattivo giornalistico? La differenza sei tu. La differenza sei tu, se tu riesci, se tu sai che sei onesto, che riesci a essere molto più rigoroso proprio quando hai a che fare con giornalisti che ti piacciono, cose, o senti cose che ti piacciono, allora tu sai che stai facendo, che sei un buon lettore. È ovvio che se tu metti mi piace e condividi su Facebook tutti quelli che la pensano come te, beh, probabilmente insieme alle cose buone pescherai anche un po' di cose cattive. Questo naturalmente dipende dal lettore e dall'onestà dei lettori. Naturalmente non possiamo pensare che questi meccanismi virtuosi si applichino alla grande stampa. È evidente che i grandi giornali che hanno i grandissimi numeri dovranno sempre pubblicare schifezze per fare quei numeri. Il Daily Mail, che è probabilmente il peggior giornale del pianeta, è il giornale che mette in apertura nata mucca con tre teste, questo è il taglio del Daily Mail. Daily Mail ha sempre, da due anni a questa parte, da uno o due anni a questa parte, fa più numeri su internet del New York Times, che è il miglior giornale del pianeta. Quindi ci dobbiamo rassegnare, i grandi numeri si fanno facendo le schifezze. Questo lo mettiamo da parte, però naturalmente questo non vuol dire che nella nicchia del buon giornalismo di buona qualità non si possa fare un buon lavoro e che voi non possiate incentivare la nascita e lo sviluppo di una nicchia del genere. Alla fine il Daily Mail non influenza l'opinione. Il Daily Mail, quando scrive che il primo ministro inglese è un criminale, non cambia di una virgola il voto. Se il New York Times scrive che la politica estera di Obama, che tutti criticano, invece va bene, influenza tantissimo, proprio perché è un giornale di qualità e proprio perché quelli che lo seguono sanno che si possono fidare di quello che scrive. Per questo, secondo me, voi tutti dovete cercare di incentivare il buon giornalismo. Cercate gli articoli che vi piacciono, cercate le cose che vi piacciono, che vi convincono, che secondo voi sono scritte bene e che secondo voi sono ben argomentate. Condividetele sui social network, scrivetele su Twitter, fatele leggere i vostri amici, parlatene bene e poi cercate di premiare quel giornale, quel giornalista. Così, se tutti quanti, o se una parte importante della popolazione farà una cosa del genere, sono sicuro che avremo un'informazione migliore, che come dicevo prima, è il passo fondamentale per avere un paese migliore. Ci saranno sempre le persone così. Adesso io non so come voi votate, però domani i sondaggi dicono che Berlusconi prenderà il 18% dei voti. Adesso io trovo che Berlusconi che nel 2014 possa prendere il 18% dei voti mi sembra semplicemente pazzesco. Eppure c'è,
c'è uno zoccolo duro di persone in ogni paese che non voteranno mai con la propria testa. Ci sono persone che purtroppo per limiti loro non riusciranno, non riescono ad avere una giusta interpretazione della realtà. Succede, non è grave, è normale. Il problema è che ci devono essere anche delle persone che invece hanno un atteggiamento molto più critico. Mi spiace essere così brutale, però non possiamo pretendere che dall'oggi al domani questo si trasformi in un paese di persone intelligentissime, con una grande capacità di valutazione critica, con una grande cultura, eccetera. Mi spiace, non è così, siamo un paese che su molte frontiere sociali e culturali è ancora molto indietro. Però non è detto che con un'informazione migliore, un numero maggiore di persone possa essere informata correttamente. Quante persone che sono intelligenti, critiche, preparate al momento fanno scelte nella loro vita di tutti i giorni sbagliate perché hanno a che fare con un'informazione sbagliata? Quante persone credono, quante persone intelligenti, abili, eccetera, eccetera, sono tuttora convinte che, come dicevamo prima, il fiscal compact ci costerà 50 miliardi l'anno o un'altra palla, o che la corruzione in Italia costa 60 miliardi? Tantissime. E quelle persone, se ci sarà un'informazione migliore, probabilmente cambieranno idea. Proprio perché, come dicevamo prima, ci sono persone che cambiano idea, gli scienziati, che se vedono delle prove diverse sono disposte a cambiare idea. Ecco, è su queste persone che la buona informazione deve cercare di agire. Su queste persone che bisogna cercare di influenzare, di fornirgli, queste persone che sono in grado di cambiare idea sono quelle che hanno bisogno e che si meritano un'informazione migliore. Io volevo scusarmi, ma io a un treno. Io devo proprio scappare. So che è bruttissimo andarsene via così. Io ci tenevo veramente a venire, però sono stato costretto a fare questo tour de force e devo purtroppo tornare a Milano per questioni di lavoro. Ringrazio moltissimo Romeo, ringrazio moltissimo Italia per la Scienza che mi ha dato questa opportunità, e ringrazio anche tutti voi che siete venuti così numerosi. Applauso. Spero che la domanda dal pubblico non fosse proprio per lui, però potrà trovare forse la risposta nel libro di Davide Benedetto. Sono ben fuori di dare un percentuale, per sono di meno 5 euro. Bene, cioè male, perché purtroppo via Luca, che appunto ci ha parlato un po' di attualità e ha potuto rispondere a qualche dubbio legittimo, perché giustamente il ragazzo prima diceva, ma se la critica e l'aggressione si confondono, no? Se la punizione o la violenza diventano simili, come facciamo? Tant'è che, per esempio, questo è il meccanismo su cui si fondano i controlli sui social network. Le pagine sui social network vengono cancellate perché ricevono un numero tot di segnalazioni, non perché effettivamente andrebbero cancellate. Io prima si parlava del negazionismo sull'Olocausto, ci sono tantissime pagine negazioniste che non vengono cancellate, mentre magari una pagina che vuole ricordare la Shoah, eccetera, magari perché ha messo una foto un po' strana, la segnalano come pornografica e fanno cancellare il sito. Ecco, questo per fare un esempio che di tutti i giorni mi è successo, appunto la risposta al social network, dice questa non può essere cancellata perché per le nostre politiche va bene, però quando ne riceve 1000 di segnalazioni viene immediatamente cancellata. Abbiamo un ritorno a motivi tecnici, perché i tecnici hanno dimenticato gli occhiali da sole, se no non lo riconoscono più a Milano. e giustamente diceva una cosa correttissima, cioè noi le redazioni, i giornali, noi stessi non possiamo controllare tutto quello che ci dicono. Diceva appunto, la cosa più facile, la cosa che sicuramente noi accetteremo è quella che in qualche modo abbiamo già dentro, no? Quando qualcosa ci piace noi subito la trasmettiamo agli amici, perché ci confermano la nostra convinzione. Se ti dicono che un medicinale fa male o qualcosa fa male perché per la chimica, allora è terribile, no? Mentre se ci dicono che in una cosa non c'è chimica, cioè non c'è sostanza, ne dubitiamo. Cioè noi siamo fatti così, siamo fatti un po' strani, ecco. E quindi il consiglio è: più una cosa vi piace, più dubitate, perché è lì che vi fregano, perché siete pronti con la bocca aperta e loro vi fregano proprio in quel momento. Avevo una domanda dal pubblico. Signore, ragazzo, quello che ha detto. Ah, voleva. Vabbè.
era per il giornalista che purtroppo è andato lì. Allora, se qualche altra domanda dal pubblico, qualcuno che voleva, altrimenti passiamo all'esperimento conclusivo della serata. Ecco, passiamo quindi all'esperimento. Ecco, abbiamo detto che una notizia, una verità può essere interpretata male perché magari c'è chi dice cose sbagliate, c'è chi dice cose che pensa, insomma, in buona fede, però non è ben informato, e allora le persone ricevono tutte queste informazioni che sono sbagliate, che alcune sono giuste, alcune sono imprecise, e poi si fanno un'idea sbagliata su una certa cosa. Ecco, io come esempio ho portato questa sostanza, che si chiama monossido di idrogeno, che io voglio essere sicuro di non essere denunciato, cioè il certificato che posso usare il monossido di idrogeno a scopo, diciamo, didattico. Questo è un certificato rilasciato da una società americana realmente esistente. Quindi vale anche come assicurazione sulla vita, dovesse succedere qualcosa siete coperti, voi, i familiari, tutti. E faccio sempre sì. No, e bisogna stare attenti. Io ora darò questa bottiglietta che ho sigillato con lo scotch per evitare, diciamo, danni a una persona del pubblico. Ora la darò a questa signora, via. E ora le leggo quali sono gli effetti di questa sostanza che io chiamo monossido di idrogeno. Allora, morte dovuta ad inalazione accidentale anche di piccole quantità. Esposizioni prolungate al monossido di idrogeno allo stato solido possono causare gravi danni ai tessuti biologici. L'ingerimento di quantità eccessive produce una serie di effetti sgradevoli, anche se tipicamente non mortali, però insomma. È uno dei componenti principali delle piogge acide. Allo stato gassoso può causare ustioni anche gravi. Contribuisce in modo significativo all'erosione del suolo. Può corrodere ed ossidare diversi metalli. Contaminazione da monossido di idrogeno su componenti elettrici, circuiti elettrici, può causare in determinati casi anche dei cortocircuiti. I freni delle automobili perdono gran parte della loro efficienza se esposti. Tutto vero, non sto dicendo nulla di falso. Si sospetta che variazioni termiche di sistemi ad alto contenuto di monossido di idrogeno contribuiscono in modo significativo all'effetto meteorologico El Niño, che è, diciamo, un processo ciclico che si verifica nella costa orientale del Pacifico e che causa gravi danni all'America del Sud. Ma non solo. Si è visto che, ecco, è stato utilizzato nei campi di sterminio della Germania nazista, nonché nelle prigioni in Turchia, Serbia, Croazia, Libia e altre. Inoltre si è visto, ora non mi ricordo dove c'è scritto, insomma, che c'è un'associazione da parte del fatto che questi studenti che nelle scuole americane fanno queste stragi, prendono armi e cominciano a uccidere compagni di classe, hanno visto che queste persone fanno un uso quotidiano di monossido di idrogeno. Ecco, io dopo averle detto tutte queste cose, se le chiedessi di firmare una petizione per bandire il monossido di idrogeno dal commercio, lei cosa farebbe? Me la firmerebbe? No. No, perché? Perché acqua? Ho beccato proprio quella. Esatto, il monossido di idrogeno è acqua. Ecco, io ho detto tutte cose giustissime, cioè l'acqua può causare annegamento, l'acqua corrode, causa cortocircuiti, eccetera. Corrode, sì. Ecco, esatto. Però se io evito, non solo, cioè io ho detto tutte cose giuste, non ho detto nessuna cosa sbagliata, ho solo evitato di dire certe cose. La cosa fondamentale è che è acqua e il monossido di idrogeno è il nome scientifico per l'acqua. Quindi bisogna stare attenti anche a questo. Non solo le notizie vanno verificate, ma anche quando si vede che sono giuste, bisogna comunque dubitare, bisogna avere un quadro complessivo, bisogna riuscire
ad acquisire un numero, diciamo, più alto possibile di notizie prima di farsi un'opinione. Ecco, ecco perché infatti quando si parla di certi argomenti è bene, si dice, è bene rivolgersi ai tecnici di settore, agli specialisti del ramo, perché appunto si diceva un biologo magari di energia nucleare ne capirà poco e niente, e così un esperto di, cioè un fisico bravissimo magari potrebbe comprare un prodotto guasto, mentre la casalinga no. E quindi bisogna stare molto attenti, rivolgersi agli esperti di settore. E questa cosa viene molto sfruttata dal complottismo, dalla disinformazione. Per esempio, per fare un caso classico, sull'11 settembre, gli attentati, l'11 settembre 2001, tutti i tecnici di settore dicono che non c'è niente di anomalo nel crollo delle torri, che era una cosa che doveva succedere, tutti gli architetti, eccetera. C'è uno sparuto gruppo non di tecnici di settore, non di esperti di settore, che invece dicono che c'è qualcosa di strano e riferiscono solo alcune informazioni, non altre. Però chi ha un quadro complessivo, chi ne ha visti di crolli, chi ne ha costruiti di palazzi, sa bene come funzionano certe dinamiche. Allora loro sicuramente non possono essere ingannati. Noi invece, che tutti noi siamo magari bravissimi in un campo, ma abbiamo delle lacune negli altri, non abbiamo una cultura di un settore, possiamo essere fregati, perché qui sono persone che fregano davvero anche i soldi, spesso, sì. Rubano anche i like che voi mettete, sono soldi per queste persone. Ecco, io allora io posso concludere, concluderei dicendo che secondo me dovete avere in mente una frase importantissima che è stata detta da un sociologo danese, che affermazioni straordinarie richiedono prove straordinarie. Cioè, se uno vi dice, appunto, ho una mucca che produce latte aromatizzato alla fragola, prima di crederci ci vogliono delle dimostrazioni eccezionali, perché questo va contro i principi della scienza. E se uno dice che l'omeopatia funziona, prima di crederci ci vogliono anche delle dimostrazioni eccezionali, cioè i principi della scienza devono essere stravolti, se no non ci si può credere. Questo è un concetto che deve rimanere in tutte le persone affinché si possa avere una giusta informazione. Quello che è successo, vi ricordate, con il neutrino, che sembrava che il neutrino avesse superato la velocità della luce, quindi sconvolte le teorie di Einstein, grandi dichiarazioni di ministri anche, il famoso tunnel, eccetera. Poi si è scoperto che, siccome erano affermazioni straordinarie, non solo avevano fatto migliaia di misurazioni prima di annunciare questa forse scoperta, ma poi hanno ricontrollato e ricontrollato, non è che hanno chiuso le porte al controllo, hanno aperto al controllo finché qualcuno non si è accorto c'era un cavo che non funzionava benissimo, introduceva un piccolo ritardo di 60 minuti, sì, sì. Per cui sfalsava questo cronometraggio del neutrino. Ecco. Quindi ad un'affermazione straordinaria sono seguite prove straordinarie e quindi alla fine ci se ne accorge. Cioè, la scienza, che sembrava avesse scoperto una cosa straordinaria, si è autocorretta. Infatti la relatività di Einstein è stata più volte confermata, è ormai un principio fondamentale della fisica. Prima di andarci contro, prima di accettare un'affermazione che ci va contro, ci vogliono prove straordinarie. Siamo pronti a cambiare sì. Opinione, ma qualche domanda dal pubblico? Allora, diciamo, possiamo ringraziare Post, il nostro assente giornalista Davide De Luca, che appunto aveva urgente da il treno. Ringraziamo i relatori che sono rimasti qui e che, se poi volete scambiarci qualcosa, volete del materiale, sono a disposizione. Abbiamo Luigi Montevecchi, che è venuto qui apposta, tra l'altro da Roma, per incontrarvi, e abbiamo Stefano Salvati, che ha messo a nostra disposizione la sua esperienza, il suo camice da biologo, per dimostrarci e mostrarci che cos'è l'omeopatia e come funziona la scienza in pratica. Grazie a voi, grazie a voi, siete benvenuti e ci vediamo nei prossimi appuntamenti.